Amici e amiche di Lega Nerd, bentornati qua su Eureka. Oggi, come sempre, in pochi minuti cercheremo di sviscerare un po' di scienza e anche delle notizie un po' curiose, perché parleremo di tabacco, nicotina e anche di archeologia. 42. Dunque, come sempre, ci piace sempre moltissimo a noi di Eureka approfondire anche delle breaking news anche un po' particolari, soprattutto dal mondo archeologico, storico, paleontologico e tanto altro ancora. Quella che vi daremo oggi sicuramente ha un taglio un po' particolare, perché sono state trovate tracce di tabacco e di nicotina in uno scavo archeologico di 12.300 anni fa. Quindi, insomma, i fumatori non sono nati in questi ultimi centinaia di anni, ma questo vizio probabilmente risale molto più indietro di quello che ci si poteva aspettare. Sì, perché la scoperta conferma come il consumo di tabacco sia molto più antico di quanto sia pensato in precedenza. A rivelarlo, ovviamente, uno scavo archeologico, appunto datato 12.300 anni fa, nello Utah, in una zona desertica di proprietà dell'aeronautica militare. Nel sito, un team di archeologi ha portato alla luce semi di tabacco poco lontano da un fuoco risalente a circa 12.300 anni fa. Il team di archeologi, guidato da Darion Duke del Far Western Anthropological Research Group, ha concluso che questi semi non fossero capitati lì per caso e che non provenissero dall'intestino di un animale, considerato il fatto che il tabacco, appunto, all'epoca non cresceva proprio in quella zona. Pertanto, i nativi americani avrebbero raccolto ed essiccato il tabacco durante i loro lunghi viaggi e le loro lunghe migrazioni. Quindi, alla luce di questa nuova scoperta, le più antiche tracce di tabacco consumato dell'uomo vengono ricollocate a 9.000 anni prima di quanto ipotizzato in precedenza. Fino ad oggi, infatti, le prime tracce del consumo di tabacco erano state scoperte sempre negli Stati Uniti, in uno scavo archeologico risalente a 3.300 anni in Alabama. La ricerca, pubblicata su Nature Human Behavior, conferma come l'uomo possa essere stato incline molto al consumo e alla dipendenza di nicotina sin dai tempi più lontani. In questo caso il tabacco non veniva fumato come lo facciamo ad oggi, ma probabilmente veniva masticato, cosa che viene fatta ancora oggi, soprattutto negli stati sudamericani. Un'abitudine, tra l'altro, molto diffusa nell'Europa anche a metà dell'Ottocento. Quindi, con questa breaking news molto curiosa dal mondo dell'archeologia degli Stati Uniti, vediamo l'appuntamento al prossimo video, al prossimo approfondimento di Eureka. Come sempre, condividete il nostro video, fate un bel like o un dislike se non vi è piaciuta questa notizia. Seguite la nostra pagina di leganerd.com per tutte le notizie di scienza e tanto altro ancora. Da Alessio, Eureka in pochi minuti, un grande abbraccio e al prossimo approfondimento. Ciao ragazzi!